chiunque abbia un occhio ai rischi che possono venire da una vittoria di Putin in Ucraina, rischi non solo per la Lettonia, ma rischi per la sicurezza in Europa, sa che noi dobbiamo continuare a sostenere anche militarmente l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario per raggiungere una pace giusta. E dire questo non sarà banale, soprattutto con il procedere della campagna elettorale negli Stati Uniti, perché è possibile che uno dei due contendenti abbia una linea molto riluttante sul sostegno all'Ucraina, parlo di Trump naturalmente, e in Italia mi auguro che la linea molto forte e chiara sostenuta fin qui dalla Presidente del Consiglio prosegua.